casa, ok? Ciao Pasqui. Oh Ricky, ma dove corri? Scusa, prendiamoci un caffè, facciamo una pausa. Ah, poi tra l'altro ti volevo dire... Che pausa, Ciccio, non è neanche cominciata la giornata, già c'ho mille cose da fare. Guarda, se riesco mi fermo per pranzo, ok? Oh, tra l'altro, il progetto si consegna tra 2 ore, oh, mi raccomando, buona fortuna. Fra 2 ore. Ricky, vedi che sta a buon punto col progetto. Fatto fare freddo il caffè, vedi? Ma ne prendo uno. E questa era la seconda pausa. Adesso non ci si ferma più. Dai che non è difficile arrivare pronti alla sessione di gennaio. Se faccio 40 pagine al giorno riesco a fare tutto e ripasso pure. Cominciamo. Pronto Nancy, bella? Come stai? Sto un po' in mezzo ai libri, sto studiando, c'ho l'esame. Fai tu. Ma veramente sta pure Maria? No Nancy, non è questa, è che hai capito, se faccio pure la terza pa... Vabbè, sai che c'è? 2 minuti e scendo, dai, tanto una cosa mi piglio e torno indietro subito a casa, che fa o no? Ciao. Perché se la mente si rilassa, i concetti si consolidano. Comunque, da pazzi dice una cosa. La gente dice che uno alla città non si abitua mai, che si avrà sempre nostalgia di casa, ma mica è vero. Ehi ragazzi, come va? Aperitivino? Visto, mica li conosco a questi. Questa è casa mia. Di scendere giù non ho proprio più voglia, che senso tiene? Meno male. Dove sta la cameriera? Si è fatto un poco male. Ho capito, mi dispiace, però dico io pure tu, no? Metti tra me che sono del sud e i biglietti che devo comprare per tornare a casa. Chiaro che soccombi. Comunque, tutto bene quello che finisce bene. Ma vado a casa a fare la faccia. Ma ti, ma mancano 2 mesi. E che c'entra? Mi devo organizzare bene. Devo mettere tutti i pulloverini attorno ai vuoti. I vuoti? E quando parli di vuoti mi viene da piangere. Facciamo piano, che se mamma ci scopre che usciamo si arrabbia. Ho capito, ma voglio un pezzo. Shhh, basta che stai zitta. Uè! Dove andate? Io ho preparato il sugo per il pranzo. Ya, facciamo una cosa veloce veloce. Anzi, visto che siete così bravi a spezzare, venite a dare una mano. La tecnica c'è, ma dobbiamo migliorare. E allora, ecco qua, oi! Tanto mi viene pure a chiovere, no? Camma fa. Nico, via di una pausa, ci andiamo a mangiare qualcosa. Dioni, ma quali pausa e pausa? Tu sai che Nicola pausa non ne fa, anzi, fa pausa mentre non fa pausa. Vuoi fare una cosa? Non fa pausa con me. Aiutami, pasta asciutta, chiave da 8. Ecco. Cotoletta, chiave da 12. Non c'è. Ragazzi, quando usate gli attrezzi, l'avete messo apposta? Mangio con un forchettone da 13. Si già fa questo. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. No, sono distrutto, Ciccio, che giornata. Questo è il momento perfetto per fare una pausa. Piattina pausa. Sai da stamattina cosa ho fatto mentre tu ti prendevi tutte queste pause? Ho chiuso i budget e li ho già inviati. Ho fatto il planning per l'anno prossimo e ho cancellato tutte le cose dalla mia to-do list. Ma il progetto l'hai fatto? Il progetto, mi sono dimenticato. Dove scappi? Ci ha pensato Pasqui. Ricky, io da stamattina ho fatto il progetto, poi ho fatto lo scheduling, ho fatto il brainstorming, ho fatto il fine tuning e poi sono andato a fare la spesa, ho raffiato le piante, sono andato a prendere a mio nipote a scuola, ho pure comprato i croccantini al cane. Però vedi che tu sei tutto stressato, io sono bello rilassato. Perché? Perché? È perché io tra un lavoro e un altro faccio una pausa. Tac. Qua è il solito tipo del sud, qua che noi lavoriamo troppo. Che c'entri il sud? Noi siamo fatti internazionale, Ricky. La pausa è una filosofia di vita. Pure 5 minuti per te li devi prendere. Non have a break. Pigliati una pausa. Sai che forse... Inspira. Espira. Ah, però sai che già mi sento molto più rilassato, eh?
Però Ciccio, sono passati 5 minuti, dai che dobbiamo tornare al lavoro, dai. Oh, Ricky, la pausa può durare 5 minuti, ma può anche durare di più. Non mi sembra molto sensata, come cosa, però... Scusa, è che è più produttiva, e com'è? 30 pause, 5 pause, vabbè, fa una media, 16 pause. Bella, regà. A chi è? E che ne so, chi l'ha mai visto? Non senti l'accento, è centro Italia, come si dice, la virtù sta nel mezzo, Stash calm, have a pause. In inglese, internazionale,